Ciao bambini e bentornati! Guardate con che cosa giochiamo oggi! Oggi apriamo la casa di Barba Papà! Assieme alla casa abbiamo Barba Mamma e Barba Papà e giriamo un po' la scatola. Guardate com'è bella vista dall'esterno la casetta di Barba Papà! Io non vedo l'ora di giocarci e quindi apriamo la scatola! Ed ora assembliamo la casa! Prima queste tre camere, poi la porta d'entrata. Ed ora queste due. È stupenda! Abbiamo anche Barba Papà. Guardate com'è carino. E Barba Mamma. Ma vediamo meglio la loro casa. Ed ecco qui le varie stanze, una per ognuno dei loro figli. Guardate quante! All'esterno invece la casa appare in questo modo. È tutta bianca con queste finestre. Ma ora voglio proprio vedere di chi è ciascuna delle camere. Ed ecco la prima camera. Questa è la stanza di Barba Forte. Infatti avete visto, ci sono un sacco di trofei, i pesi, la racchetta. Ed eccolo qui, Barba Forte. Lui è lo sportivo della famiglia e questa camera è davvero perfetta per lui. Non poteva essere altrimenti. Voi l'avevate riconosciuta la sua stanza? E questa? Di chi è questa stanza? Guardate, è piena di libri. Qui abbiamo una lettera dell'alfabeto, dei quadri. Secondo voi di chi può essere? Ma è di Barbottina! Lei infatti è l'intellettuale della famiglia e le piace tantissimo leggere. Non poteva essere altrimenti con tutti questi libri. E questa camera? Guardate, c'è uno spartito e tutti questi strumenti musicali che sbucano fuori dal tetto. Che camera strana, di chi sarà? Ma è sua, di Barbalalla. È vestita da sposa. A Barbalalla piace tantissimo suonare, è la sua passione ed ecco la sua camera infatti la rappresenta. Avete visto che belli questi flauti che sbucano dal tetto? E qui c'è l'ingresso con Barba Papà e Barba Mamma. E poi c'è questa stanza tutta gialla con un sacco di appunti appesi al muro e questo è un telescopio. Per guardare le stelle e gli astri, questa deve essere la camera di uno scienziato e infatti è di Barba Bravo. Eccolo qui, mettiamolo nella sua cameretta. E quest'ultima qui, tutta verde, secondo voi di chi è? Ci sono dei dipinti, dei colori? Secondo me è la stanza di un artista. Ed infatti è la stanza di Barba Barba, eccolo qui. Ma chissà che cosa staranno facendo nelle loro stanze. Andiamo a curiosare la stanza di Barba Forte. Oh, 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 oh. Barba Forte si sta allenando, ovviamente. Andiamo da Barbottina. Ma certo, ora devo leggere proprio questo libro. Oh. Interessante. Oh, certo. Ma Barbottina sta leggendo. Che brava che è. Ed ora da Barbalalla. Barbalalla sta danzando. Non disturbiamola. Cambiamo stanza. Ed eccolo, Barba Bravo. Guardate. Sta guardando le stelle. Interessante. Oh, com'è bello guardare la luna e le stelle. Andiamo da Barba Barba. Sembra intento a dipingere. È la sua attività preferita. Ma Barba Barba, ti sei macchiato tutto! Guardate, lui si macchia sempre con la pittura. Questa casetta è davvero meravigliosa perché ognuno può fare ciò che vuole nella sua stanza senza disturbare gli altri.
Ed ora, perché non alziamo tutti assieme mentre Barbalalla suona qualcosa per noi? Io trovo che sia una bellissima idea. Prima Barba Papà e Barba Mamma. Ed ecco la seconda coppia. E lui? Lui danza da solo. E anche Barba Barba. Ed ora dobbiamo salutarci. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e per vedere tanti altri giochi cliccate qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!